Buongiorno a tutti, bentornati e ben ritrovati qui con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 21 settembre, chiudiamo questa settimana, ma insomma se ne apre una altrettanto importante. Insomma, lo sapete, Milano è la città delle week, abbiamo la Food Week, la Design Week e fra pochi giorni, appunto, inizia la week più importante forse di tutte quante, o comunque quella che ha iniziato tutta questa importanza per Milano, è la Fashion Week. La Fashion Week è appunto la settimana della moda che già da questi giorni inizia con degli eventi, con delle anteprime, con tanti e tanti stilisti e moda che approdano nella nostra città. Lo facciamo, quindi ne parliamo oggi in questa puntata con una graditissima ospite che ritorna a trovarci e che ci porta una altrettanta gradita ospite che per la prima volta viene qui con noi a Good Morning Milano. Diamo quindi il benvenuto e un ben ritornato ad Anna Mancero. Buongiorno Anna, Buongiorno, bentornata. grazie. Presidente dell'associazione Paratodos e poi Graciela Sainz. Grazie, Buongiorno e benvenuta anche a buongiorno. te, Graciela, creatrice, organizzatrice di eventi, stilista, insomma, che appunto ci Tante cose. racconterà. Insieme ad Anna avete messo in piedi questo bellissimo evento, questa bellissima manifestazione che si chiama Milano Golden Fashion. Di cosa stiamo parlando? Che cos'è e che tipo di evento sarà? Milano Golden Fashion è un evento puro e esclusivamente per il fashion, per le stiliste, darle la possibilità agli stilisti stranieri che vengano qua a Milano. Così d'accordo, che tu Graciela sei argentina, Sono giusto? Sei argentina, sì, non argentina? parlo molto bene, Parli molto però mi bene, no? Parlassi dispiace. io spagnolo come parlate voi italiano, sarei già un uomo molto più felice di quello che sono. Domenica, appunto, alla Fabbrica del Vapore, alle ore 16, questo importante evento, una manifestazione, una sfilata con artisti, stilisti da tutto il È mondo. tutto il Ovviamente mondo. strizziamo un po' di più l'occhio a Sud America, perché vabbè, Ovvio, di lì siamo a casa, però appunto tanti stilisti. Allora, raccontaci un po' appunto che tipo di sfilata sarà e quanti stilisti e chi saranno gli stilisti che ci saranno domenica. ok, la sfilata è una sfilata unica, molto bella, ovviamente. Con gli stilisti sono sei in totale, tre argentini, Fabiana Lanis, Nia Mariela Lopez e Alessandra Armando, il costume di bagno, linea di bagno Graciela Sáez Milano. E dopo c'è una signora bulgara, Magdalena, il cognome lo devi dire tu, Petrova. e ovviamente nostra amica Elisa Sandoval, che è peruviana. Insomma, appunto, sei artiste, sbaglio tutte donne, tra parentesi, Tutte tutte donne, donne, tutte no? donne, tutte L'avete fatto donne. apposta No, oppure? no. Veramente noi abbiamo fatto un chiamato a tutti gli stilisti stranieri che volevano venire a questa settimana. Ovviamente venire, tu sai, non è molto No, semplice perché non sono è gli stilisti che facile. vengono dell'America Latina e anche gli stilista che viene dalla Bulgaria. E sono loro che hanno risposto molto contenti, molto entusiasti di venire alla Milano. Milano, Milano. la grande Milano, la capitale della moda. Della moda e Ecco appunto, perché soprattutto un evento del genere? Che importanza ha appunto per gli stilisti che voi ha una trattate? grande importanza perché gli stilisti, parlo in generale del mondo, non soltanto il sudamericano, sognano Milano. E lo stilista sogna Milano, come l'artista, l'attore sogna Hollywood. Quindi darle questa possibilità a loro è una diciamo, sogno che normalmente nessuno riesce a raggiungerlo, no? È Però ancora così tanto Milano, è ancora così tanto un sogno per gli stilisti in giro al mondo, visto che insomma voi avete avuto modo di conoscere così tanti? perché gli stilisti più grandi del mondo sono qua e il marchio più importante del mondo è a Milano, non è a Hong Kong, è a Milano. Milano è la culla della moda, quindi semplicemente per quello. Però vorrei dirle a tutti che abbiamo anche, parlando di donne, che sono stiliste no, donne, ci sono anche i modelli. Ah, ok. I modelli sono anche italiani, qualcuno italiano, ci sono qualche sudamericana, ma ci sono anche sorpresa, perché ci sono anche ragazzi, no? Sì. Però sì, no, gli stilisti sono molto fantastici, speriamo che vieni a vederli. Anna, l'associazione Paratodos è un'associazione che insomma fa tantissime cose. Forse anzi, mancava proprio una sfilata di moda, ci mancava, no? Ci Delle cose mancava da questo, fare. hai Perché hai ragione. voluto però subito abbracciare e con entusiasmo che non ti manca mai Grazie. questo tipo di manifestazione?
Guarda, ti dico la verità, l'associazione Para Todos è nata per far conoscere le bellezze degli stranieri in una città bella come Milano. Noi quando parliamo di stranieri vogliamo parlare delle parti belle. Noi siamo anche tante cose, siamo stile, siamo arte, abbiamo tante passioni, no? Allora, non potevamo dire no a una cosa come questa. Non potevo dirmi no. Portare il talento latinoamericano anche di altre parti dell'Europa qua a Milano c'era doveroso, ecco, ci sembrava giusto di farlo. Ecco, com'è venuto fuori questo sodalizio tra le due? Cos'è? Guarda, questo nasce, Milano Golden Fashion nasce su la possibilità che io ho di viaggio, perché io anche faccio la giornalista con un programma in web anche, e viaggio un po' per tutto il mondo e anche Sud America, e sono tanti stilisti che quando io dico abito in Italia e mi parlano di Milano e mi dicono dai, voglio andare a Milano, quindi questa possibilità l'ho pensato e ho parlato con Anna, perché io la conosco lei de 2 anni fa più o meno, o 3. E, bene, ci abbiamo conosciuto, appunto ho visto la sua associazione, ho visto la gente, ho detto guarda Anna, cosa ti sembra se facciamo questa cosa che è molto carina, molto bella, che tu organizzi anche i tuoi eventi con l'associazione, facciamo questo, che, sì sì dai dai ci sto, ci sto. Quindi nasce così Milano Golden Fashion, vogliamo darle anche il glamour che Milano ci dà, no? Ma allora raccontateci un po' la serata, che tipo di serata ci dobbiamo aspettare, cosa succederà, che cosa vedremo? Sì, beh, vedremo che le stiliste sono molto diversi, entre loro sono molto diversi, perché ci sono capi come di Fabiana Lanis, che sono capi praticamente tutti di metallo, che è un po' strano, e dopo beh, la signora Magdalena che porta su vestiti origine della Bulgaria, che sono tutti ricamati molto bello, e Alessandra Armando che ha queste couture molto formale, e Lisa Sandoval nostalgia romantico, e un fuoco, e Nia Marila Lopez è un fuoco proprio con dipinto a mano, quindi sono un insieme di tante culture ma tante cose diverse. Ecco, abbiamo detto Graciela, hai lasciato però da parte i costumi di Graciela Saez. Il costume di Graciela Saez anche. Ecco, i costumi di Graciela? Guarda, io non parlo molto di costumi, voglio che lo vedano, però si chiama Carisma, io l'ho messo Graciela Saez Milano è il marchio, però questa linea si chiama Carisma, no? Perché ha un tocco anche di glamour e soprattutto ha un'incrustazione in pietre, quindi anche a volte anche io cuccio le pietre. Ecco, poi oltre appunto ci sarà quindi la sfilata, poi cos'altro durante questo tipo di serata? Continua a chiamare serata, che poi alle 4 del pomeriggio, in realtà qua è una grande serata comunque di moda a Milano, no? Esatto, è una grande festa perché a parte delle stilisti che vengono e che ci mostrano il loro talento, ci saranno invitati speciali, grandi VIP e anche delle autorità. Noi ci aspettiamo anche la vice sindaca, vice sindaco di Milano, il consolato argentino, vari consiglieri che ci appoggiano e ci promuovono, diciamo così, a parte dei famosi, diciamo che sì, dei VIP che vengono, anche un presentatore del lusso, Anthony okay. Pett, che lui è il, diciamo, la sette, lavora e sempre esce in tanti giornali, quindi io ringrazio tanto Anthony Pett perché è diciamo una persona molto conosciuta e lui abita a Roma. Chi ha collaborato appunto alla realizzazione di questa serata, di questo evento? Hanno collaborato soprattutto, voglio dire, Fabiana Lanis è la che si occupa non soltanto che è stilista, sino che lei si occupa dello che è il backstage. E quindi Elisa Sandoval, che anche è stilista ma si occupa delle modelle.
E dopo devo ringraziare ovviamente a Michele Agnello, che lui ci dà la possibilità di fare un shooting incredibile in un castello a Varese domani, e anche a Monza il sabato in un famoso corsa automobilistica, no? E l'appoggio di tante persone. Guarda, io vorrei qua puntualizzare, perché questo è il primo Milano Golden Facial, la prima edizione, la no? Prima. Pertanto noi abbiamo dovuto chiamare delle persone che ci mettessero insieme a noi per questa sfida, e dietro le quinte ci sono tante persone, tra parrucchieri, truccatori, truccatrici, le sarte che stanno dando una mano. Noi abbiamo dietro un backstage 50 persone che ci stanno lavorando con noi, per fare sì che si possa vedere il talento, io insisto, il talento straniero a Milano. Appunto, perché però su questo ci tiene molto, immagino, cioè, no? Tantissimo. Cioè, quanto è orgogliosa proprio di riuscire a portare per l'ennesima volta una bella storia di stranieri a Milano, appunto, no? Se i giornali, lo sai che, Anna, lo sappiamo, molti giornali godono quasi nel fatto, esatto, di cercare la notizia più brutta sull'immigrato più brutto da dare alle persone più brutte, no? Invece noi siamo ben contenti quando... E ce ne sono forse anche di più, grazie a Dio, di storie belle da raccontare sugli stranieri a Milano. Ce ne sono tantissime. E questo è veramente lo che mi dà soddisfazione, lo che mi fa felice a me e a tutti quelli che facciamo, non solo l'associazione, sino a tutta quella gente che lavora in favore della, non degli stranieri, perché è brutto dire lavoriamo in favore degli stranieri, noi lavoriamo in favore della non integrazione, neanche della costruzione insieme di una bella città come questa. Cioè, e noi stranieri qua siamo, come ti dicevo, tante cose belle, e la dobbiamo raccontare, perché non si può in questi momenti continuare a parlare degli stranieri solamente come un pericolo. Noi non siamo un pericolo, noi siamo creatività, noi siamo talento, noi siamo astuti, noi siamo quelli che stanno ancora, sognando ancora una bella vita qua, sognando ancora un futuro a Milano. Allora, per me questo è tantissimo. Perché in noi italiani invece magari abbiamo un po' smesso di sognare a volte, no? E questo è veramente dispiace, sai? Perché a volte sembra che noi stranieri vediamo la Milano bellissima, la Milano più bella. A volte sembra che i milanesi non la vedano più così. Invece dovrebbero ritrovare questa vera città, la bellezza di questa città, Milano, che è la loro città, poi, no? No, Milano è bellissima, e questo intercambio culturale, che vengono delle persone di altro paese a posto per questa possibilità che le stiamo dando, interculturale, che sono stilista emergente. E questo è molto bello, questa possibilità che le diamo. Milano Golden Fashion apre le porte agli stilisti stranieri, soprattutto che abitano all'estero, e quelli che sono anche qua, ovviamente. Quanto ti fa quindi l'orgoglioso sapere che gente straniera, a me viene a dire come eri tu una volta, perché io non ti considero più una straniera, sei la milanese a tutti gli effetti tu, Anna, che invece fa a gara, fa coda cioè per poter venire a Milano, questi ragazzi, queste ragazze, queste signore che vogliono esporre. Quando ti rende orgogliosa questo? Tantissimo. Guarda, mi sento orgogliosa da tutti e due parti, dalla straniera che sono e della italiana che sono, perché sono tutte e due cose. E mi fa veramente molta allegria vedere che c'è gente, che ci sono talenti che vogliono venire qua e che li vogliono far vedere. Noi ci crediamo in Italia, noi ci crediamo in Milano, noi ci crediamo in voi. Credeteci anche voi in noi, no? Allora, ricordatevi bene come verrà appunto la giornata, l'orario, il luogo, dove e la fabbrica del vapore, via Messina 36, 4 della sera, ok, pomeriggio sera, 16, ok, e invitiamo tutti quanti, perché l'entrata è gratuita, quindi apre la porta Milano Golden Fashion per tutti quanti. Bisogna registrarsi da qualche parte oppure si può venire direttamente lì? No, potete venire tranquillamente. Quindi e vi registreremo lì. No, poi invitiamo tutti quanti, italiani, stranieri,
vengano a Milano Golden Fashion. Voi immagino avete già visto tutti gli stilisti, avete visto cosa proporranno, che cosa vi ha colpito di più, senza fare nomi, cosa vi ha colpito di più però? Ah, sì, io devo dire che cosa mi ha colpito di più, guarda, tutto una cosa, tutto, perché c'è l'affascino di una, l'affascino dell'altra, questa mischiare tutte le culture, come ti ho detto prima. E non c'è in italiano quella parola che usate, che mezcla. Mischiare. Non mischiare. C'è in italiano. Si chiama... Come dobbiamo fare? Una specie di cocktail potremmo usare. Potremmo usare cocktail. Ok, un cocktail. Una miscela. Una brava. Miscela. Però suona meglio in spagnolo. Perfetto, miscela. Quindi è bellissimo, non posso dire un nome né un altro nome, ma è molto particolare. Ci sono vestiti che non si vedono in giro. Questo te lo posso assicurare. I vestiti che vedrai, qualcuno vestito che vedrai domenica, non lo vedrai in nessun altro posto. Anna, tu hai già visto qualcosa o non l'ho ancora fatto vedere? Sì, ho visto perché no, sai, non potevano farlo. Primero dicevo la sorpresa, però poi quando tu stai in organizzazione dici no, voglio vedere. Sono fantastici, sono diversi uno dall'altro, ma tutti hanno... quella spinta, quella cosa di bello, penso che piacerà a tutti quelli che vengono domenica. E non posso dirti cosa è più bella perché sono diversi. Difficile. Ma ti chiedevo più cosa ti ha colpito proprio anche magari nell'organizzazione dell'evento, che cos'è che ti ha lasciato così senza parole nel fare questo evento? Insomma, tu ne organizzi così tanti, però la prima volta che lo organizzi forse una certa volta, non lo so, la prima volta che no, no, guarda, veramente è la prima volta che organizziamo, o almeno okay. Io organizzo una sfilata di moda, prima okay. Che tu dici, beh, una sfilata di moda, invece è un mondo bellissimo, un mondo fra virgolette anche un po' complicato, se lo deve un po' capire, però ho avuto il piacere di lavorare con Graziella, che di questa fra virgolette mondo lo conosce bene e che ci ha aiutato tantissimo, no? Il fatto che hanno già esperienza, il fatto che le stesse stilisti si sono messe in gioco, Fabiana come Elisa, in aiutarci all'organizzazione. Ma l'organizzazione è veramente tanta. Quando tu dici è un vestito che c'è, no, c'è tantissimo lavoro, non solo delle stilisti, ma di tutte le persone che fanno sì che quel abito si possa vedere. È interessante e siamo stati dietro di questa sfilata di domenica veramente un anno. Un anno? Sì, no. Sì, dicembre. Un bel lavoro allora. Sì, dicembre sì, prima. Sì, ah, sì. E allora appunto siamo quasi in chiusura. Ricordiamo quindi, Cristina, vediamo la locandina di domenica, appunto, l'avevamo già vista anche prima, Milano Golden Fashion, questa domenica alle ore 16 presso la fabbrica del vapore, quella di via Messina, via Procaccini, la trovate, appunto, vi dico, le porte sono aperte, non c'è bisogno di registrazione, si arriva lì, siete tutti invitati tranquillamente, senza problemi. Abbiamo detto, sei stiliste da tutta la parte del mondo, sì, compresi i costumi di... Sì, diciamo sera, sei, diciamo, come, sì, cioè, sì. Sei qua, insomma, ricordiamolo. Un presentatore d'eccezione. Sì, sì, Anthony Pett. E c'è una cantante come madrina che è Cecilia Gayle, che ha fatto il pan pan nell'epoca degli anni 2000, ti ricordi? Sì. Ok, bueno, lei è la madrina nostra. Dopo un testimonial che è Sebastian Velasquez, che è un ex rugbista e molto amico di Martin Castro Giovanni e Belen Rodriguez, che magari le suona, e collabora anche con Maria De Filippi. Insomma, un pomeriggio tardo da passare in compagnia di arte, stile e appunto un antipasto di Fashion Week che meglio non si poteva avere, direi. Sì. Io allora vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento a questo punto allora domenica, ci vediamo domenica alle ore 16 alla Fabbrica del Vapore. Ci vediamo. Grazie, abbiamo detto tutto. C'è grazie, grazie, perché questo posto è meraviglioso, per mi voi. È piaciuto tanto, grazie la tua te. Gente... che guarda, nos ha dato con il caldo che faceva, nos ha dato di bere un bel limoncello, non limoncello con alcol, senza alcol, la limonata, quindi no, grazie mille a tutti e tutti le staff. Bene, grazie a voi, allora ci vediamo presto, allora, e poi comunque poi allora, sicuramente ci vediamo, saranno domenica. Chissà quali progetti futuri già che starete già magari pensando, facendo. Sì. Grazie, hai già qualche idea di cosa farà in futuro qua a Milano? Guarda, per adesso lo che vogliamo fare è
arrivare al domenica sera. Sì, dopo di lì se pensa, arriviamo lì. Io faccio questa domanda ad Anna, sono sicuro che invece qualcosa c'è già in ballo, qualcosa c'è già in mente, vero Anna? Guarda, noi come associazione ti dico, abbiamo già fatto il GPS2, giovani giornalisti, sì, pubblicisti crescono, stiamo crescendo, ti racconto che stiamo crescendo, siamo usciti con una pagina su Milano Sud, usciremo con un'altra questo mese e stiamo pensando un'inserzione mensile, questo per parlare, brava, delle cose belle che noi facciamo, brava, a Milano, brava, e tanti altri progetti sicuramente per il giorno della donna. In casa Merini stiamo pensando a fare un spettacolo dedicato alle donne. Non pensare di non tornare qua a raccontarcelo prima di quel giorno. No, sarai sicuramente qua a raccontarcelo. Grazie mille davvero entrambe. Grazie, e ci vediamo, grazie, domenica sera alle ore, a domenica pomeriggio alle ore 16 alla Fabbrica del Vapore di via Messina, via Procaccini, Milano. Golden Fashion. Grazie mille, grazie, e a presto. Grazie, allora, a te. Grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon weekend, noi ci rivediamo lunedì sempre qui in diretta alle 12.30 con una nuova puntata e una nuova settimana di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.